Franco Bramilla, amministratore delegato di Fantini Cosmi. Buongiorno Franco. Ciao Giancarlo, buongiorno a tutti. Allora, siamo in uno dei posti più abituali e confidenziali per voi, MCE. Siete in un posto graditissimo, vero? Sì, è un po' il nostro posto, lo è da sempre, anche se abbiamo questa doppia caratterizzazione elettrica ITS, la mostra convegno, soprattutto da quando non c'è più Intel, è sicuramente il nostro feudo. Stavo per farti una domanda, José, siete più ITS o più elettrici? Tu mi risponderai parzialmente. In realtà è vero, diciamo che dipende dalla prospettiva con cui ci guardi. Ti posso dire che noi siamo imparzialmente 50-50. Vi volete bene a tutti, insomma. Assolutamente. D'accordo. Franco, allora, che novità ci sono intanto? Allora, presentiamo una serie di novità secondo me importanti, abbastanza innovative. Qui alle nostre spalle ce n'è ad esempio una, è il nuovo Rhino Comfort 2, che è un prodotto, una VMC puntuale ad altissime prestazioni. Raggiungiamo 115 metri cubi ora come flusso d'aria, che è assolutamente un primato per un prodotto a flusso intermittente. Unito a questo c'è una funzione sanificante rinnovata molto importante, che sostanzialmente permette di mettere dell'aria sanificata, quindi abbattendo virus, batteri all'interno degli ambienti. Dal nostro punto di vista è la massimizzazione del comfort domestico. Senti, mai come negli ultimi anni è comparsa questa necessità di aria migliore, di aria stupenda e tutto quanto. Per voi un invito a nozze, immagino. Ma sì, chiaramente ci ha aiutato molto il voler sigillare gli ambienti dal punto di vista degli infissi, dal punto di vista degli isolamenti, rendendoli sostanzialmente impermeabili all'aria. Quindi o apri le finestre come facevi 50 anni fa, ma non lo puoi fare perché consumi, butti via sostanzialmente soldi dalla finestra, o ti devi dotare di questi strumenti. Laddove magari compaiono muffe o situazioni di questo tipo, anche in modo abbastanza semplice ed economico, fai un buco nel muro, porti corrente e risolvi il problema. E a questo punto ecco presente Fantini Cosmi con qualsiasi cosa. Sì, tra l'altro unendo con gioia, soprattutto con gioia, poi questo tema al nostro tema tradizionale, che è quello della termoregolazione, umidoregolazione, quindi tutto il mondo dei dispositivi e dei sistemi che gestiscono caldo e freddo all'interno degli ambienti, chiaramente il legame è molto saldo. Allora, io sono la signora Maria, compaio qui e dico: mi dica l'ultimo grido, l'ultima invenzione, l'ultima cosa uscita fuori da casa Fantini Cosmi. Beh, allora abbiamo questo di cui abbiamo appena parlato, che è sicuramente importante. Poi abbiamo una serie di nuovi sistemi per la gestione dei caloriferi a zone. Abbiamo implementato sui nostri prodotti una comunicazione in radio LoRa, che è una radio particolare importata da una tecnologia militare e ha due caratteristiche vincenti. La prima è il consumo estremamente basso, quindi può anche funzionare a batterie, e il secondo è la potenza in termini di lunghezza e ampiezza della banda, quindi andiamo tranquillamente a gestire appartamenti anche grandi, appartamenti su più piani, senza nessun pericolo di perdere segnale o di avere problemi appunto da questo punto di vista. In quest'ambito abbiamo sviluppato una nuova valvola termostatica smart, che ha la possibilità di essere sia utilizzata stand alone sia appunto all'interno di un sistema di gestione multizona, facendo chiaramente risparmiare sui costi di riscaldamento. Deduco che il vostro pensatoio lavora H24, come direbbero i giovani, ne studiate tutti i momenti una nuova e non basta mai. Sì, e soprattutto ci affascina, devo dirti la verità che è una cosa che ci ha da sempre contraddistinto e ci piace molto, soprattutto anche negli ultimi anni. Tu sai che abbiamo dei rapporti molto stretti con le università, con tesisti, con ricercatori, e quindi diciamo che uniamo questo aspetto al fatto di fare innovazione, al fatto di lavorare con persone giovani, magari su temi non particolarmente forti, dove siamo forti, quindi questo è molto bello. Lontani i tempi in cui bastava un cronotermostato o un termostato? Lontanissimi. Senti, allora, visto che ti piace questo argomento, io ti chiedo di svelarci qualcosa, e cioè che cosa bolle in pendola, verso cosa state andando? Tu me lo chiedi ogni volta e ogni volta ti... Ma tu hai sempre una risposta. Beh, diciamo che la direzione è questa, cioè noi cerchiamo da sempre di rendere i nostri impianti da un lato più performanti e più
più efficienti, più moderni e contestualmente più semplici da montare e da utilizzare. È un po' la nostra chiave di lettura, quindi la semplicità, che è un po' anche il concetto che riprendiamo nella nostra Academy itinerante, si chiama Zero Sbatta, perché chi li vende, chi li monta, chi li utilizza non deve avere pensieri, deve essere sicuro e confidente che ha una soluzione assolutamente semplice e contestualmente performante ai massimi livelli. Ho capito bene, zero? Zero sbatta. Ah, zero sbatta, allora avevo capito bene. Bene, ho complimenti. Grazie. Il nome chi l'ha pensato? Guarda, è stata una cosa lunga e particolare, ma alla fine è piaciuta, anche perché è una cosa che ti ricordi ed è una cosa che soprattutto nelle persone più giovani ha un suo peso. Il levarsi i pensieri, il non avere problemi, ne abbiamo già tanti, se possiamo un po' evitarceli, alleggerirci un po', è una cosa che secondo me fa piacere a tutti. Hai ragione, noi giovani vogliamo levarci i problemi, hai ragione. Senti, ultimissima domanda ed è questa: qual è, per quello che hai percepito fino a questo punto, l'argomento più interessante secondo il pubblico che vi visita? Secondo me è proprio questo di cui ti ho appena parlato, cioè il voler semplicità, il voler il ritorno un po' alle cose semplici, alle cose non complesse. Abbiamo vissuto negli ultimi anni una complicazione tecnologica importante, tutto il tema della connettività, tutto il tema, gli impianti sono sempre più complessi, sono sistemi, sono interazioni magari tra macchine diverse, tra mondi diversi. Le persone vogliono star tranquille, vogliono cose semplici, vogliono cose affidabili, non vogliono avere pensieri. Diciamo che questa è un po' la percezione di quello che da queste prime ore di fiera è emerso. Bene. Mi è piaciuta Fantini Cosmi Zero Sbatta, questa me la ricorderò. Bravissimo, grazie Giancarlo.